E alla cooperativa Tre Ponti di Fano questa sera ha preso il via la 32esima festa della Cresciamatta. Ma allora colleghiamoci con la cooperativa dove c'è per noi Lino Balestra, ecco che vedo già raggiunto le cucine. Buonasera Lino, come sta procedendo? Sì. Sì, buonasera Simona, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori, siamo collegati da Tre Ponti, siamo praticamente dentro la cucina perché stasera è la prima grande serata di questa tre giorni di Cresciamatta, ma poi non sono soltanto tre giorni, dopo sentiremo anche da Gino Bartolucci come si dipanerà tutta la settimana, possiamo dire, di Cresciamatta, però insomma a partire da oggi ci sarà l'evento clou. Qui siamo proprio dove le cresce vengono preparate, adesso se Fabio Turiani inquadra i due panieri, vedete, sono già qui pronte a disposizione di tutti quelli che vorranno venire qui stasera. Noi lasciamo lavorare alacremente la cucina, adesso ci portiamo in esterna perché vi vogliamo far conoscere anche i protagonisti dal punto di vista musicale di questa giornata e anche il patron di tutta la Tre Ponti, Gino Bartolucci, eccolo qui. Allora diamo le spalle un attimo alla telecamera, portiamoci fuori, Gino vieni perché siamo in collegamento col telegiornale e tu sai benissimo che questo è un momento particolare per Tre Ponti, è un momento particolare per te, insomma tanti anni, oltre 30 di questa crescia che piace tantissimo, e insomma quindi noi siamo, voi siete tutti qui che aspettate la gente che venga per questa serata. Siamo in attesa della prima serata, di solito il debutto, sempre con la diretta di Fano TV che ci fanno, che poi ci porta tanta gente, ecco, perché vedi, poi quindi chi sta a vedere a casa pensa, oh stasera ho fatto tardi, ma non può mancare no, domani. No, assolutamente, assolutamente. Allora, come sempre Gino, ho detto, non è soltanto questa tre giorni, ma ci sono anche dei giorni nella prossima settimana che saranno giorni importanti. Sì, oramai la Tre Ponti si è diviso all'arena, no? E che la Cresciamatta di qua, che di qua è rimasta, perché la Cresciamatta, qualcuno dice perché non la facciamo l'arena? Perché è nata qua, è 32 anni che è qua, perciò naturalmente il problema dov'è? È importante tenerla sempre viva qua naturalmente, anche perché è l'habitat dove è nato e perciò ormai ricordo, perché i ricordi sono passati 32 anni, perciò è una situazione, perciò è una cosa importante. Importante, senti, questa sera voi iniziate sempre con una grande orchestra, un'orchestra che ormai è nel cuore di tutti. È abbonata. Mi sa che è abbonata, gli andiamo a scocciare un attimo, andiamo a scocciare un attimo perché già stanno mangiando, già stanno mangiando perché qui il tempo poi dopo loro devono il tempo stringe, alle 9 sai, devono salire sul palco, perciò pronti via, 1, 2, 3 allora diciamo, allora adesso noi ci avviciniamo con un po' di circospezione perché insomma è un momento anche per gli artisti particolare di concentrazione e naturalmente piombiamo nella loro tavola, noi piombiamo insomma nelle vostre case col telegiornale. Sono qui come sempre in formazione, insomma, Moreno e tutti sono naturalmente allora cerchiamo di fare due battute veloci per non disturbarli troppo. Sì, allora, stanno aspettando da mangiare. Stanno aspettando da mangiare. Gino, ci tieni sempre ad avere loro qui come ormai apertura. Mi sembra a Moreno che sono 6, 7, non ci ricordiamo sono più. Sono 32 perché. No, non eri nato, perciò non potevo. Ero già nato, va bene, allora. Fra un poco andate sul palco, sì. Regalate grandi emozioni come sempre, ma anche voi mi sembra che vi emozionate a venire qui a Tre Ponti. Ma è come essere invitati alla tavola di una famiglia che fa parte della tua famiglia, quindi siamo legati dal rispetto proprio tra le persone in maniera importante. Poi c'è anche, come dire, un piacere di avere la nostra musica condivisa qui con loro. Quindi, cosa vuoi? Lo invito a Gatteo Mare, ma lui non viene mai a Gatteo. Non vengo, quest'anno vengo. Oh, sai che lassù ci diamo anche con la nostra tradizione. Il bello di queste cose, che sono proprio gli incontri delle culture, la cucina, la crescia, la matta, la piadina, la musica, lo stile del ballo pesarese. Noi veniamo col pullman. Vengono col pullman. Ti faccio parcheggiare in piazza. Ecco. In piazza Gatteo. Allora, va bene, vi lasciamo pranzare in santa pace, in bocca al lupo per dopo. Allora, Gino, un saluto, lo facciamo insomma sì, prima di restituire. Appuntamento a tutti gli amici e a tutti i telespettatori di Fano TV. Naturalmente stasera abbiamo il grande, però non da meno domani e dopodomani, naturalmente con domani Joselito
domenica la grande orchestra nostra di Mario Riccardi, poi la prossima settimana, come hai detto prima, lunedì il Gaffa all'Arena BCC, giovedì DJ Berta e venerdì la nostra chicca, le nostre barzellette con gli amici del San Costanzo che già la dicono tutta perché bastano loro a fare la loro comicità. Biccio che viene da Sant'Angelo che vinse, oramai passati gli anni, la sai l'ultima, e tanti barzellettieri. Quest'anno abbiamo fatto un bel cambio di generazione perché abbiamo puntato su dei nuovi elementi, perciò a un certo punto ci sarà un rinnovamento. Un rinnovamento, perché giustamente ci dicevano, oh, cambiamo qualcosa, perché sempre, perché poi le barzellette voi mi insegnate sono sempre quelle. Sono no? Però le facce vanno cambiate, perciò ecco, quest'anno cambiamo le facce. Quello che non cambia è il buon umore, è il buon cibo, è la buona musica e la crescia matta. Quindi grazie. Da Tre Ponti è tutto, restituisco la linea allo studio, a te Simona. Grazie Lino Balestra, a tutta la cooperativa e volontari appunto lì a Tre Ponti.